Raghi, zoom zoom, buonasera, buongiorno a tutti, come state? Sono le 9 di sera, di quale giorno direte voi? Di martedì sera, anche questo è il vlog del giovedì sera, ma raga, se non lo apro adesso, il vlog del giovedì sera verrà di 12 minuti, perché non avrò tempo questi giorni. Allora, ho aperto il vlog oggi, se avete visto lo scorso, sapete che questa mattina, martedì, ho fatto l'esame del sangue, ho fatto la spesa, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, quello che è. Poi lavoro, abbiamo avuto l'inventario, che vi devo dire, la giornata al lavoro è passata velocissima, mi ha stancato meno di tutto quello che ho fatto la mattina. Quindi sono arrivato a casa da 20 minuti più o meno, adesso mi bevo un bel caffè, però ho detto di devo aprire il vlog del giovedì sera, perché sennò domani mattina adesso vi spiego, avrò altro da fare. E tra una cosa e l'altra, poi non ho tempo di chiacchierare con voi bene, 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 bene come voglio. Quindi facciamo così: ci sentiamo tra poco. Mi vado a bere il caffè e chiacchieriamo ancora. E cominciamo e continuiamo questo vlog del giovedì sera. Vi voglio bene. Lasciate un like, intanto io torno subito. Allora, ci sono fatte le 9:30, raga. Vi devo far vedere una cartolina che è arrivata. Poi mi vado a lavare i denti. Mi vado a sdraiare a letto e mi vado a vedere qualcosa su YouTube. Allora, una cartolina dalla Francia, questo bel ritratto in bianco e nero, questa bella foto. Mi piace tantissimo, guardate che bella, una delle più belle cartoline che ho ricevuto. Vi zoom un po'. Ok, e vi faccio vedere anche dietro, che magari c'è scritto qua sopra la descrizione della cartolina. Aspettate che c'è la luce qua. Bene, io francese non lo so. Ah, beh, mi ha scritto in italiano. Allora, studio l'italiano nell'università di Besançon. Mi piace molto visitare diverse regioni d'Italia. L'anno prossimo la mia nipote si sposa vicino a Portofino, quindi tornerò lì. Un villaggio meraviglioso. Mi ha scritto anche in tedesco. Bleib Munten, Munter, non so cosa ha voluto scrivere. Und gesund, vuol dire in salute. Carpe diem, take good care of yourself. Claire, ciao Claire, ich werde Rentnerin am 1. September. Ah, questo me lo scrivo. Quante lingue parli? Mamma mia, che bello! Allora, ha studiato, sì, ha studiato l'italiano all'università. Di Bre Besançon, Besançon, Besançon. Il 1 settembre va in pensione. Niente, grazie mille. Ma Claire, grazie. Chissà se mai vedrà questo video. Non credo proprio perché non ho, cioè, non, la gente del post-crossing non sa. Io ho tutti i link, ma non sa che faccio YouTube. Comunque, grazie mille. Un bacione, anche se non mi vedrai mai. Io, raga, sono stanchissimo. Ci sentiamo domani mattina, in cui farò altre cose. Devo andare a fare la visita dal dottore dopo che oggi ho fatto l'esame del sangue. Quindi ancora tantissime cose da fare. Vado un attimo a sciacquarmi la faccina, i dentini e vado a letto e mi guardo un po' di YouTube, raga. Qualche video che è uscito dalle mie iscrizioni. Vi mando un bacio. Ci sentiamo domani. Mi raccomando, fate i bravi, eh. Buongiorno, ragazzi. Mi vedete anche nell'ombra? Forse no. Sì. Allora, sono le 8 e un quarto. Mi sto alzando per andare a fare colazione, ovviamente. L'unico buon motivo per alzarsi, no, a parte gli scherzi. Allora, cacchina, come stai? Che sonno, raga. Ma ce la facciamo, è mercoledì mattina, dicevo che sono le 8 e un quarto, quindi vuol dire che fra 2 ore io esco. Lo so che sono ansiogeno. No, ansiogeno no, sono programmato, ecco, sono programmato. Tutto perfetto. Allora, chissà quanto durerà la visita, non lo posso sapere. Posso ricordarmi più o meno dell'altra volta, ma non credo riuscirò a tornare a casa, ve l'ho detto, perché, cioè, nel senso, esco dal dottore, che faccio? Corro a casa e tempo 10 minuti devo riuscire a prendere l'autobus? Non lo so, vado direttamente verso il lavoro, al massimo se presto mi siedo lì, bevo un caffè,
faccio qualcosa, insomma. Guardate che bella giornata. Come sapete, di notte fa fresco, la mattina ovviamente. Però questa settimana, da oggi in realtà, fino a tutta la settimana praticamente, pomeriggi di 31 gradi. Ma io sarò chiuso al lavoro, non ne patirò. Ecco, o non ne godrò, dipende dai punti di vista. Bene, vado, colaziono e ci sentiamo tra poco. Ci sono, raga, ci sono. Allora, mi sono riempito un po' di bottiglie d'acqua da mettere in frigo, che erano tutte vuote. Meno male, sto bevendo di più. Ho preparato lo zaino, che oggi vuol dire preparare lo zaino. Cosa è voluto dire? Mettere la borraccia dell'acqua e le chiavi di casa. Niente, niente pranzi, cene, niente cibo. Poi ho anche passato tutto lo Swiffer, sia asciutto che bagnato, in tutta la casa. È una cosa che faccio mentre faccio le telefonate, raga. Ad esempio, è comodissimo. Mi ha veramente una svolta. Per il tipo di pavimento che ho, per la casa che ho, è perfetto, raga. Veramente tiene, passandolo spesso, quasi tutti i giorni, tiene sempre pulito. Bene, bene, mi piace. E comunque passandolo tutti i giorni è sempre nero, raga. Tutta la cosa che assorbe è incredibile. È la polvere, poi qui è tutto areato, tutto aperto ancora col vento. E ovviamente gira la polvere. Però sono contentissimo di averli presi, ve lo dico ogni vlog, non è uno sponsor. Niente, io sto bene, sono le 9 appunto, mi devo solo praticamente fare la doccia e uscire. Anzi, adesso faccio una cosa, cambio la tovaglia qui così la lavo. Tra l'altro domenica vi ho detto che viene mia zia con la mia cugina e le bimbe, ovviamente, che dobbiamo fare delle cose al computer insieme a mia cugina, devo aiutarla per due cosine. E mia zia ha detto: c'è Paolo, c'è della roba da stirare? E io: sì zia, ce l'ho sul letto proprio pronta, dai te la stiro io, tanto voi fate le vostre cose, io mi annoio e te la stiro. Quindi top raga, domenica avrò tutto stirato. Anzi, se non diteglielo, ma io farò un'altra lavatrice tipo domani mattina, o anzi venerdì mattina, perché entro a luna e non ho impegni, e così c'è altra roba. E poverina, gliela aggiungo lì. Ah dai, devo approfittare, no? Ciao zia. E niente, e poi niente, sto bene raga, devo dire oggi. Sì, purtroppo le visite vanno fatte, ne ho tante, lo sapete, sono due, fine anno, dico fine anno perché io di solito le prendo a settembre-ottobre, non so perché adesso mi sono fissato con agosto, non dovevo prenderla ad agosto, ma visto che i tempi si sono allungati anche qua, le facciamo. Oggi sì, solo questa, poi mercoledì sì raga, sono libero. Però purtroppo mi tocca andare lì, e siccome non è qua, devo prendere l'autobus, sono 20 minuti, 20 minuti andare, 20 minuti a tornare, più la visita, un'oretta, dai, 3-4 ore, ce la faccio. Poi se mercoledì prossimo, non so se, lì c'è un chiosco di gelato di un nostro amico, un amico di mio fratello, ovviamente anche no, anche della famiglia, che io lo conosco, Massimo. Vado a trovare lui, magari se c'è lì al chiosco lo vado a trovare, perché è vicino alla dermatologa. Il paese è molto carino, si chiama Burglengefeld, fanno anche delle feste molto belle. C'è un castello, molto bello di sera al centro, è molto molto carino. Veramente bella come cittadina. È 20 minuti da qua, col bus lo prendo qua, sempre da lì dove c'è il Netto, dove c'è l'Aldi, praticamente di fronte al DM, ecco, per farvi capire. C'è la fermata del bus che va dall'altra parte, ovviamente dalla direzione opposta, non verso Regensburg. Ecco, tra l'altro nominare questa cittadina Burglengenfeld, che ancora non lo dico perfettamente, ci ho messo 6 anni, mamma mia, è difficilissima, è una parola lunghissima, Burglengenfeld. Però, come vi ho detto, una bella cittadina. C'è anche lì il fiume, la passeggiata. È piccola, avrà 15.000 abitanti. Forse come Regestau, forse come dove abito io, forse un pochino più piccola. Comunque, niente, se passate di qua, una passeggiata la merita, dai. È piccolina, come vi dicevo, ma carina. Bene, quindi lì c'è la mia dermatologa. Ok, e poi settimana prossima... lo so che sembra un Medicina 33, una rubrica di medicina sta diventando il mio canale, ma è così. Settimana prossima, il giorno dopo, giovedì, dopo il lavoro vado a fare i piedi. Vado a fare i piedi, raga, perché ho preso appuntamento, visto che finisco alle 2.
Due e mezza sono lì. Gli ho detto, guardi, prenderò il primo pullman, magari arrivo 10 minuti dopo. Lei mi ha detto, non fa niente. Sa che lei direi che sa la distanza dal centro commerciale a lei. Prendendo un pullman sono circa 10 minuti, però non è che esco e il pullman è pronto lì per me, anche se passano molto frequentemente, insomma. Adesso so dov'è, dopo la chiesa, di fronte all'hotel. L'altra volta abbiamo fatto il vlog alla ricerca della podologa. Bene, dopo avervi detto tutto questo, io c'ho più di un'ora e ci sentiamo ancora, che devo fare ancora due cosine e non è finita qua. Come diceva il buon Corrado, e non finisce qua. Non sto dormendo, raga. Avevo ancora mezz'oretta, mi sono sdraiato in attesa di andare a fare la doccia e mettermi le scarpe e uscire. Tanto usciamo insieme, raga. Bene, bene. Che facciamo? Ci alziamo, Paolino? No, c'è ancora quanti minuti ho? Ma si può fare la vita così, raga? A parte gli scherzi, io sono lamentino, stanchino, birichino. Scherzo. Cioè, non scherzo, è dura, però ce la facciamo. C'è di peggio, ecco. Una delle frasi che odio più al mondo quando si dicono c'è di peggio. Ma te che ne sai? Eccomi, raga, sono uscito. Allora, sono uscito tipo 20 minuti prima, così io entro dal dottore, se per caso mi fa entrare prima, me ne sbrigo prima. Ecco, tutto prima. Proviamoci almeno. Il sole è ancora, come dire, accessibile. Accessibile, si può dire che il sole sia accessibile. Non è ancora bollente, insomma, si sta benissimo. Ormai le giornate, le ore calde si riducono a quelle del pomeriggio, insomma, da mezzogiorno, tipo alle 5, 6, ecco. Poi dopo vediamo un po' che esco. Se tutto va bene, anzi, non torno a casa, questo è sicuro. Prendo il primo autobus, magari vado al centro commerciale grande, non dove lavoro io, quello più avanti. Faccio un giretto lì, tanto entro all'una lavoro, raga. Quindi ho tempo, dipenderà tutto dalla visita, ma vi faccio sapere. Allora, vi lascio adesso che sono le 10:22. Anzi, 10:23 in questo momento, e ci risentiamo quando esco, vediamo un po' quanto ci ho messo. Scommettiamo? Raghi, sono di nuovo a casa. Sono le 11 meno 10. Sono a casa. Che è successo? La dottoressa, 10 minuti prima che arrivassi io, loro stavano già tentando di avvertire tutti. Sono già sudato, raga, perché già fa caldo. Di avvertire tutti che non c'era e ho dovuto uscire per emergenza, raga. Eva, mi sta cadendo tutto, raga. No, non posso più. Non ce la fo più, come dicono i toscani. Non ce la fo più. Allora, mi sto facendo un'insalata da portare via col tonno, come era in preventivo. Almeno questo, mettiamo il lato positivo. Non mi vado a prendere i panini e mi mangio la mia bella insalata. Quindi sto preparando tutto, raga, scusate. Ce la farò, assolutamente. Mi faccio un'insalata veloce veloce. Poi, dove ho messo il tonno che ho appena comprato? E poi, raga, visto che manca un'ora prima di uscire, mi butto di nuovo sul letto e mi godo un'ora di riposo. Meritato, non ce la fo più. Non ce la fo più. Allora, ci sentiamo tra poco quando mi faccio l'insalata. Ragazzi, sono in canottiera, sì, con i miei peli qua. Allora, ho appena fatto un'insalata già in frigo, quindi ce l'ho fatta, almeno mangerò sano. La cosa buona, positiva, vi ho detto, troviamo il lato positivo in ogni cosa. Allora, adesso mi vado a sdraiare un po', visto che sono le 11:10, quindi ho tanto tempo. Raga, è arrivato un pacco da Paolo e Barbara che mi aveva già accennato che doveva arrivare. Eccolo qui, ma stasera, come torno a casa, lo apriamo tranquilli, così mi rilasso. Sapete quanto mi rilassa aprire i vostri pacchi, i vostri regalini. Quindi vi do appuntamento a stasera. Sono stanco già, raga.
Vi do appuntamento stasera con il pacco e non solo, chiacchieriamo. Adesso vado a sdraiarmi, mi metto qualche video su YouTube sullo sfondo e ci sentiamo magari in passeggiata prima di uscire. Il tempo sta scaldando veramente. Ah, raghi, sì, mi sono sdraiato, si capisce. Volevo dirvi che ho mandare un pensiero perché ho visto ieri il maltempo. Vabbè, in generale un po' in tutta Italia, delle grandinate in Toscana, ho visto dei video incredibili, ma nel Caserta, in campagna comunque, nel Casertano, e no, non sono sicuro se anche nel Avellino forse, comunque ci sono state delle alluvioni pesantissime, con due dispersi, insomma. Proprio adesso mi sono comparsi i video su Facebook, allucinanti veramente, ad agosto. Di solito non che devono capitare, però purtroppo ottobre, novembre, sapete, sono appuntamenti per le alluvioni in Italia, purtroppo puntuali, ma siamo ad agosto e già queste cose qua. Ma sappiamo tutto, perché c'è, cioè, nel senso, il calore è troppo caldo, poi arriva un po' d'aria fresca e queste bombe d'acqua. Va bene, volevo mandare un pensiero a voi, se vivete in quelle zone fatemi sapere. E niente, raga, ci sentiamo dopo. Ci tenevo a dire questo. Eccomi qua, uscito di nuovo, raga. Questa settimana è tutta un avanti e indietro. Avanti e indietro, su e giù. Adesso il cavolo di una baia. No, è stato lì tranquillo, meno male. Allora, sono le 12:01. Andiamo a prendere l'autobus. Fa caldo, raga. Non pensavo più di dirlo. Ma c'è caldo. Ma siamo ad agosto, cavolo. Paolino, cosa vuoi pretendere? Meno male che ci siete voi a farmi compagnia. A tirarmi su il molare. Il morale, non il molare. Va bene, dai, non vedo l'ora di aprire il pacchettino di Paolo e Barbara stasera. Lo faremo insieme. Sapete che ho il microfono rotto, quindi dovete avere un po' di pazienza. Non so se si sentirà qualcosa. Cioè, nel senso, il volume non sarà chiaro come quando uso il microfono. Quando mi appoggio al tavolo, sul tavolo con l'asta, il telefono, mettevo sempre il microfono perché devo tenerlo un po' più distante. Ma dai, l'importante è vedere le cose belle che mi hanno mandato. Vi mando un bacio e ci sentiamo stasera. Ciao raga! Eccomi raga, ciao a tutti. Allora, c'è un caldo pazzesco. Voi, io vi ho rotto le scatole dicendo che si moriva di freddo. E invece da ieri, guardate me, sono, a parte la maglietta stropicciata, ma come sono messo. Allora, cominciamo. Maglietta stropicciata, vabbè, tanto è da casa, ci sta. Caldo, fa caldo, sono io. Ma perché vedo tutto nero qua, da questo lato? C'è qualcosa che non va, raga. Non capisco perché vedo tutto nero da questa parte. Un attimo, eh. Allora, eccoci qua. No, in realtà è tutto a posto, è così la fotocamera. Siccome non uso mai quella da questa parte, va bene. Allora, dicevo che fa caldo. Io ho parlato troppo presto, che c'era un bel fresco la sera. Ma in realtà sono le 9:10 della sera e ci sono 25 gradi ancora. Quindi la casa, come immaginavo, è rimasta calda. Bene, allora subito subito, prima di farvi vedere i super regalini di Paolo e Barbara, io ogni tanto mi penso di sbagliare nomi, perché prima vi ho detto ho sbagliato nomi. Mamma mia. No, Paolo e Barbara, forse in strada non ho detto Paolo e Barbara. Non lo so, perdonatemi se ho sbagliato prima. Allora, una cartolina dal Post Crossing della Russia che io trovo stupenda. Da Alla, si chiama Alla questa ragazza, immagino sia un nome femminile. Guardate quanto è bella, ma guardate che posto. Bellissima. Deve essere un'isola. Isola Sakhalin. Sakhalin Isola, c'è scritto qua sopra. Io non la conosco. Bellissima. Adoro, raga. Dietro così. Questo dovrebbe essere. Tanto ci sono moscerini.
Un attimo, piccolo grilletto. Eccolo qua, vai via, vai via, vai via. Mi posso anche sventolare, ma siamo qui per aprire il paccone di Paolo e Barbara, raga. Ero indeciso se fare un video singolo o farlo nel vlog, e poi ho deciso di farlo nel vlog. Vi ricordo di nuovo che il mio microfono si è rotto, quindi sono il telefono sul cavalletto, non sto usando il microfono, quindi magari mi sentirete un po' più basso, spero di no, cercherò di fare il possibile per alzare la voce anche se a quest'ora, insomma, non vorrei urlare troppo. E poi nell'editing cercare di alzare un po' il volume. Allora, raga, avete visto stamattina lo scatolone grande? Io l'ho aperto e ci ho trovato questo. Aspettate, aspettate, guardate quanto è bello. Un mega scatolone con l'orsacchiotto. Che tra l'altro questo orsacchiotto qua ce l'ho in una maglietta, mi sembra. Ce l'ho esattamente così, ce l'ho in una maglietta. Non mi ricordo dove, comunque l'ho già visto, è molto famoso questo orsacchiotto ed è bellissimo. Faccio la fotocopertina, dai. Vero, posso fare la fotocopertina? Non ho telefono, se lo facevo anch'io così, con la cartolina. Dai. Bene, fotocopertina fatta, guardate che stupendo. Prima però di farvi vedere quello che c'è, vi leggo il bigliettino che mi hanno scritto. Allora, ciao Paolo, ti mandiamo, anche se un po' in anticipo, dei pensierini per il tuo compleanno e per Natale. Vedi tu quando aprirli. Cari, secondo voi quando? Subito! Però vi ringrazio tanto, spero non ci rimarrete male, che li apro subito. Ti seguiamo sempre, lo so. Sei per noi una grande compagnia, sei una bella persona, buona e simpatica. Con affetto, Paolo e Barbara. Voi vi ricorderete sicuramente gli altri pacchetti che mi hanno mandato loro. Anche il regalo per mia mamma, vi ricordate? E sono sempre gentilissimi. Vi mando un bacione a tutte e due. Adesso però è da stamattina che aspetto, apriamo il pacco. Il caldo doveva aspettare proprio stasera ad uscire, mamma mia. Va bene. Non sono uno youtuber famoso io, quindi con la maglietta non stirata. Allora, tada, apriamo. Allora, volevo dirvi una cosa, però dovrei andare a leggere mi ha scritto in Facebook che questa roba viene da un posto particolare. Mamma mia, sono un sacco di pacchettini, raga, qua ci voleva veramente un video extra. Facciamo un video extra, non lo so, sapete? No, 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 mamma quanti! Vabbè, dai, il vlog verrà più lungo, facciamo una bella premiere. Allora, vado a leggere quello che mi ha scritto in privato per vedere dove hanno acquistato questa robina che è molto importante. Allora, sì, abbiamo ripreso. L'hanno preso in un mercatino di beneficenza, non a Vicenza, un mercatino di beneficenza, molto molto importante questo, quindi tutto quello che si è stato speso lì andava in beneficenza. Quindi subito subito tiro la cosa che c'è qua sopra. Guardate, un bel centrino, un tappetino, ma che carino! Dove lo metto questo? Ci troverò sicuramente il posto. Che bello! Eh sì, è un tappetino, raga, però ovviamente non si mette per terra, ma lo metterò o sul tavolino in salotto, oppure in qualche posto lo trovo, raga, ma è bellissimo, grazie. Potrebbe essere tutto finito qua perché io sono già contento, ma non è così perché ci sono 1000 pacchetti. Allora, sarà una tragedia questo video, non per il contenuto, perché io non vedo l'ora di vedere tutto, ma perché fa caldo, ma perché? Proprio stasera, mannaggia, allora allontaniamoci un po'. Tanto anche se non mi sentite bene, l'importante è vedere la magnificenza che c'è qua dentro. Allora, qua c'è scritto pensierini natalizi. Mi sembra brutto, però li devo aprire, amici. Allora, cominciamo subito con questo super paccone, vediamo cosa c'è. Allora, c'è una scatolina, questo è vuoto, lo metto qua, andiamo ad aprire. Mamma mia, io sono peggio di un bambino, raga.
Però bello, dai, anche se lo lascio dentro un vlog, è lungo, sarà lungo, ma ce la facciamo in Premiere. Bellissimo. Intanto voi state commentando qua sotto, vi vedo, vi vedo. Prendo una forbice. Ok, sono tornato, così con la forbice mi aiuto. Mamma mia, che cose belle, raga. Allora, sette meraviglie. No, questo devo leggerlo. Ogni giorno un frutto. Ogni frutto una meraviglia. 7 giorni per scoprire quanto di meglio ci offre la natura. Dalla dolcezza della mela e lampone alle note aspre di arancia e limone per finire con la succosità di fragole e pesca. 7 straordinarie miscele di frutta per vivere una settimana meravigliosa. Contiene un mug, una tazza da 470 ml. Allora, sì, la tazza l'ho già vista. Ah, ma guarda che sta entrando un sacco di moscerini. Ma che è stasera? L'ho aspettato tutto a me? Wow, questa è la scatola, ovviamente non mi serve. Sì, stanno entrando i moscerini. Guardate che bella. Ah, c'è anche questo qua, perché quando è caldo, ovviamente è liquido caldo. Sì, per tenere qua l'accettino di plastica così non ti scotti le mani. Volevo aprirla. Ah, la devo svitare. Mamma, che profumo! Che profumo, raga! No. Ma cosa sono? Sono tipo dei tè. Mamma, che profumo, raga! Aiuto, mi stanno pizzicando! No, bellissima. È rimasto il profumo qua dentro. Allora, una tazza si avvita, c'è anche la guarnizione, così tiene tutto caldo. Qua cosa serve questo? Ah, ovviamente se volete far uscire il vapore. Questo qua, il tappino, diciamo così. Aspettate che lo richiudo, eccolo qua. E da qua si può bere in teoria. Aspettate che sto capendo di... Ah, ma che forte! Allora, qua ho detto si beve da qui, ma è chiuso, semplicemente perché basta sollevare qua e si può bere da qui. Qua c'è il buco, vedete? Aspettate che sono impedito. Qua c'è il buco, ok? E poi lo potete appoggiare qua, ecco, nell'altro. E poi lo potete richiudere. Cioè, no, ma è fantastica sta roba. E poi il profumo, raga, mamma mia. Allora, come pesca e zenzero, fragole e lampone, arancia, ma quanti sono? Arancia e menta, fragole e crema, melograno e ciliegia e mele e cannella. Ovviamente queste le conserverò gelosamente quando arriverà il vero freddo, perché oggi non è il caso, ma è stupenda sta cosa. Cioè, tutto l'inverno io, anche se non vado in giro, magari, quasi come ci posso mettere anche il caffè, anche se non vado in giro portandomi il tè, questa qua la uso a casa, perché è bellissima, cioè, adoro. Grazie. Non ho parole. Mamma che bello, come sono contento. E sto sudando sempre di più. Poi, adesso apriamo tutti i piccoli pacchettini. No, ma che sorpresa aver trovato poi dentro le tisane. Allora, cosa c'è? Oddio! Un orsettino! Che bello, questo lo appendo subito qua nella mia zona computer. Guardate, che puccioso. Come lo chiamiamo? Una volta nelle mie prime live anni fa, avevo dato un nome a tutti i miei pupazzi, insieme ovviamente a chi mi seguiva nelle live. E dobbiamo dare un nome anche a questo. Beh, io lo chiamerei semplicemente Paolino, poi vedete voi. Tanto siete qua sotto con me e scrivete un nome per lui. Io, a me Paolino piace. Prossimo pacchettino. Cosa volevo dire? Ah, poi avviserò Paolo e Barbara.
se vorranno stare in premiere con noi, ma adesso io non lo posso ancora sapere. Se sono qua sotto, vi saluto, ma anche se siete a casa e mi state vedendo il giorno dopo, eh. Cioè, anche se mi state vedendo adesso, sarete a casa, non penso sarete nel bosco. Quindi, vi saluto. Allora, adesso apriamo questi tre pacchettini. Buongiorno. Ho messo pausa per sistemarmi un attimo. Sì, doveva proprio aspettare oggi. Sta Sara per tornare, ma dimmi te. Allora, Paolino, stai impazzendo? Usa la forbicina. Che ho sempre paura di rompere tutto con le forbicine. Spero che non ci siate rimasti male, che sto aprendo tutte, non al mio compleanno o Natale. Guarda, le cose non capitano mai a caso. Io ho finito a casa tutti i profumi, mi è rimasto un deodorante spray di quelli semplici. E mi sa che questo è un profumino, mi sa che ce ne sono altri due. Guardate, è capitato giusto giusto. Allora, questo lo conosco, Azzarro, perché ce l'ha un mio amico. Che buono, raga. Cioè, ma è capitato a fagiolo, perché non ho più profumi a casa, guardate. Semplice profumino. Poi apriamo il secondo. Mamma mia, lo metto domani per andare a farci impazzire le colleghe. Quando vado al lavoro, ma ve l'avevo già raccontato. Mi dicono sempre: ma Paolo, come profumi? Magari ho messo un profumo da 1 euro. Qua cosa abbiamo? Denim. Buono, questo è più leggero di Azzarro, ma ovviamente, ma è buono. Azzurino. Vedete? Poi, questo è azzurro. Poi abbiamo l'ultimo. Che bello, scoppiare le palline. Guarda, avrei fatto anche una live stasera prendendolo in diretta, però non con questo caldo, raga. Ma proprio una sfiga, oh. Ma è come se fossimo in diretta. Un altro blu. Cosa abbiamo? Sergio Tacchini, Sport Extreme. Aspettiamo. Questo non riuscirò mai a aprirlo. Sono sicuro. Ah, eccolo qua. Adesso faccio un danno. Che buono questo. Wow. Che buono questo. Questo e Azzarro sono buonissimi. Anche Denim, però Denim è proprio leggero, lo sento leggero. Che buono questo qua. Ve lo faccio vedere. Mette fuoco, non capisco. Sì, dovreste vederlo. E beh, piccolino, che buoni, mamma mia, grazie. Bene, adesso sistemiamo un attimo qua e continuiamo ad aprire 1000 pacchettini. Ok, allora, io penso che regali natalizi lo lascio per ultimo. E poi... Ah, che bello! Oddio! Che bello! No! No, ma perché? Guardate gli occhiali come si appannano! Mannaggia, oh! Allora, Coca-Cola by Trudy è l'orsetto della Coca-Cola di Natale! Guardate! Che bello, amore! Vedete, c'è scritto qua, vedete? Vedete? No, ma è bellissimo! Ciao! E c'è una mollettina con la ranocchia. Eccola qua. Era in questo sacchettino. Mamma mia, che bello. Prude anche l'occhio. Allora, poi. Avete tempo? Mamma mia, quanta roba! No, ma no, è bellissimo. È bellissimo aprire queste cose. Questo video sarà spettacolare. Io ho perso l'altro video del pacco di Paolo e Barbara, mi sa. Era in un altro canale, mamma mia. Paolo e Barbara, l'avete registrato? Oddio, oddio, arrivano calamite per il frigo. Allora, Borghetto
Italia. No, ma è un tortellino! Non ci credo, un tortellino! Raga, è un tortello! Che bello! Vedete? È a fuoco, sì. È un tortello, ma dai! Wow, questa cos'è? Una tirolese? Cosa c'è scritto? Alpe di Siusi. Ma che bella! È una calamita per il frigo anche questa, eh? Guardate. Ciao. C'ha anche le calamitine sui piedi e sulle mani. Così posso attaccare al frigorifero. No, ma dai, ma questo non l'avevo mica visto che era un tortello. Che bello. Fa anche rima. Continuiamo, però mi devo spannare gli occhiali qua, oggi è così. Lo so che mi continuate a scrivere, Paolino, ma perché non ti metti un ventilatore quando fai questi video? Ci avete ragione, ma siccome sono pochissime veramente le giornate calde, io sto già guardando dentro la scatola, sono pochissime le giornate calde, non ho voglia di portarlo su, ce l'ho su, dovrei poi mettere un'altra spina. Ecco, poi le scorse sere ero col maglione, adesso che devo fare il video, raga, ma non potevo mica aspettare che scendeva la temperatura. Siamo matti? Allora, vedo un sacchettino verde. No, ma voi siete pazzi. Cioè, pazzi, ma nel senso buono. Ma che bello! Allora, una penna ha delle legami con un pandino. Vediamo come scrive. Dovrebbe essere rossa. Aspettate che questa carta non è proprio adatta. Dove posso provare? È rossa, raga. Un pennarello. Con un coalino. Guardate che carina. Mi vedete? Mi vedete coalino? Quindi una penna. Poi un'altra penna col bradito. Ah, col bradipo. Questa è una matita. Grazie per la mia collezione. Adesso la stappo. È sempre della Legami. È nuovissima. Cioè, è nuovissima, nel senso è c'è ancora l'etichetta. Allora. No, nel senso che, visto che è un mercatino di beneficenza, magari c'era anche roba usata. Ci sta, raga, no? Cioè, questa c'è proprio. Dopo tolgo bene la colla. E c'è il bradipo. Guardate la gommina attaccata. Che carina. C'è scritto Serial Chiller. Aspettate che giro la gommina. Eccola qua. Vedete? Serial Chiller. È bellissimo. Poi ritolgo qua la colla. Bene. Andiamo avanti. No, ma quante cose. Una gommina a forma di cagnolino e un'altra. Ah, che bella! Aspettate, ho bisogno di nuovo di spannamento. Prossimo regalo, uno spanna occhiali, raga. Beh, la cartolina della Russia posso sventolarmi perché lì magari fa fresco. Allora. C'è da dire che vengo anche dal lavoro, dai, sono stanco, quindi sono caloroso. Wow, che carina! Allora, una gommina con il cagnolino dentro e vi faccio. Ah, ho capito perché non metto fuoco, aspettate. Adesso dovrebbe essere meglio. Allora, ecco qua il cagnolino. Guardate che esce dalla scatola. Troppo bello. C'è scritto adottami, per favore. Troppo carino. Poi tutte queste cose le posizionerò sulla mia scrivania, come vi ho detto prima. Ma adesso c'è questa super gommona. Non è una gommina, è grandissima. Cioè, stupendo, mamma mia, che pacco! No, guardate. Che bello, è un gattone. Lo vedete? Che ciccioso come me. Puccioso e ciccioso come me.
Grazie, anche questo avrà il suo posto. Poi, io continuo, Ho degli stickers adesivi in gomma. Ah, stile pompieri. Che bello. Sono belli cicciosi, sono quelli morbidi. Per le mie cartoline, non so se li vedete, c'è un po' il riflesso, forse se faccio così. È perché è un po' difficile, però si vedono bene, si vedono lo stesso, credo. Guardate il pompiere che grande. Grazie, anche questi utilissimi. E questi anche sono fantastici. Etichette adesive 120, apriamo subito. Dovrebbero essere tutte uguali, sì. Sono vari fogli e il disegno è quello che vi faccio vedere adesso. Tema, beh, gelato, frutta, tema cibo. Ma che belli! Guardate da vicino. Per le mie prossime cartoline. Tra l'altro c'è un altro cartoncino per farmi ali. Allora, poi. Wow! Ci sono due cose. Cosa tiro fuori prima? Tiro fuori prima questa. Mamma mia, che bella! Fai colori! Che bei colori! Allora, questa adesso io non la indosso neanche, perdonatemi, ma è una sciarpa stupenda. Guardate che colori che ha! Bellissimo, che poi si abbina tutto. Adoro, adoro, adoro. Grazie mille, guardate quanto è grande. Una sciarpa, ovviamente, per il rigido inverno, che pensarlo adesso non. Il Charro, io conosco questo marchio, avevo sempre i portafogli del Charro. Che bello, mi ha anche portato indietro con la memoria. Bellissima, non lo indosso perché sono anche sudato e mi dispiace. Però grazie, una bella sciarpona per l'inverno. Allora, adesso l'ultima cosa che c'è in questa scatola, che c'ha l'orsetto in tutti i lati. Questo qua, e poi passiamo ai regali di Natale. Creiamo questo clima già natalizio. Coppia di tovagliette. Wow, queste utilissime. Tema autunno, vedo. Bene, bene. Con i funghetti. Vediamo come sono grandi. Queste sono sicuramente quelle per mangiare. Bello, quando viene Sarko, che mangiamo insieme, le usiamo. Guardate che bella. Ve ne faccio vedere solo una perché sono due uguali. Che belle tovagliette. Sì, queste sono sicuramente sono per mangiare. Bene, così. Penso che si possano lavare in lavatrice. Questo è molto importante saperlo, però me lo dovete dire voi. Mano. Beh, li lavo a mano. Si possono stirare. Voi casalinghe, più brave di me. Allora, da qua io capisco che si possono stirare, non si possono mettere in lavatrice, si possono lavare a mano a 30 gradi. Vi faccio vedere. Ci ho azzeccato? Ok, scatenatevi. Grazie mille, utilissime anche queste. Adesso facciamo così. Facciamo un po' di spazio che andiamo ad aprire i regali di Natale ad agosto. E questa è una cosa stupenda. Anzi, lo metto nel titolo. Apro i primi regali di Natale. Così magari qualcuno attirato ci viene a trovare. Ma io come faccio ad abbracciarvi, Paolo e Barbara? Virtualmente adesso. Virtualmente. Allora, regali di Natale 2024. Vabbè, pensierini di Natale, dai. Mamma mia, io immagino già tutte le decorazioni a casa con tutte queste cosine. Quando entra novembre, raga, io mi butto. Cioè, che cosa le volete dire a questo? Io non dico niente. Cosa le volete dire? Metti a fuoco. Nulla, no? Poi,
Un'altra cosina. Ma io non so, voi avete impacchettato le cose in modo più che spettacolare. Bellissimo. Cioè, io ogni cosa che apro rimango stupito. Sono ancora elettrizzato da questa, raga. Cos'è la prima cosa che abbiamo aperto? La seconda? Che bella! Oh no! Bellissimo! Questa è fatta a mano. Allora c'è scritto auguri. Fatto a mano. Allora, secondo voi, raga, questo è fatto a mano? Io non lo so. Giudicate, è fatto a mano questo? Guardate. Oddio, qua per bere il caffè. No, dai, questa è una bella decorazione. Ci metto una piantina. Guardate che bello. No, non ci bevo caffè perché poi devo lavarlo, ho paura che si scolorisce. La metto come decorazione, dentro ci metto qualche piantina, qualcosa del genere. No, ma che bella! Grazie. Poi, mica è finita qua. Cioè, io che vi porto, anzi Paolo e Barbara che ci portano già a Natale. Adorate? Ma anche il sacchettino è già uno spettacolo, guardate qua. Con il, come si chiama? Il pizzo? No, il ricamo qua. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, delle mollettine come quelle che ho già attaccato lì al mio portachiavi lì. Sì, portachiavi. Al mio portapenne. Allora, sono delle mollettine con tema natalizio. Allora, una. Due. E poi una stella. Ok, poi queste le rimetto, rimetto tutto poi dentro il sacchettino. Allora, qua cosa c'è? Una tovaglietta di Natale, una tovaglia questa. Ma questa è grande come il mio tavolo. Questa per... Io già sto pensando, aspettate che mi si appanna tutto. Per il tavolino del salotto, raga. Oddio, aspettate, sto sudando. Mamma mia, che matto che sono. È una tovaglietta grande come il mio tavolino del salotto. Grazie. Beh, questa qua tutto l'anno, non è solo per Natale, secondo me. Grazie mille. Perfetta. Allora, adesso c'è una scatolina e un sacchettino. Cosa volete prima? Scatolina, sacchettino è grande, dai. Ed è anche l'ultima cosa che c'è qua dentro. Ok, poi mia mamma assolutamente vuole vedere tutto quello che ho ricevuto, poi metto qua sul tavolo e faccio una foto. Allora, apriamo la scatolina insieme a voi, così mi casca tutto. Bella, tra l'altro. No, ma questo è Rockefeller. Ma questo è originale. Questo è Rockefeller, raga, ve lo ricordate? Quel pupazzo che parlava, è lui? È lui o non è lui? Ma è bellissimo, ci deve essere scritto da qualche parte. È scritto in tedesco, tra l'altro. No, ma quanto è bello questo messo sull'albero. Guardate! No, ma io non ci posso credere. E sul tappeto volante? Non sono rimasto senza parole. Sicuramente ve ne siete accorti. Metti un po'. Insomma, è bellissimo questo da attaccare all'albero, raga. Non ho più parole. E qua c'è anche la scatolina. Adesso ci metto anche queste cose dentro. Poi le mollettine, visto che è vuota. Perché questo qua poi andrà sull'albero. Però me lo conservo nella scatola a parte. Continuiamo perché c'è l'ultimo. Questo pieno di roba, eh. Aspettate un attimo. Sono tornato, mi sono preso una pausa. Ok, andiamo con l'ultimo sacchettino. Io continuo a ringraziarvi, più di questo non posso fare. Stavo cercando, sicuramente c'è l'apertura qua, senza tagliarlo. Sì, eccola qua, non volevo tagliare il sacchettino. Oh, questa è una cosa grossa.
No, questo è grandissimo. Poi raga, vedo cosa fare per l'audio, non lo so, non so nulla in questo momento. È quasi finito il video, cioè il video no, è quasi finito lo spacchettamento e non ho idea di come mi sentiate. Io ci tengo molto a... Mamma mia, questo è bellissimo. Ci tengo molto ad avere... Mamma mia. Ad avere un audio decente. No, questo me merita. Mamma mia, quanto è bello! Aspettate un attimo. Ok, siete pronti? Adesso ve lo faccio uscire da sotto. Maliziose. No, guardate che bello! Cioè, no, non faccio la foto. È bellissima come fotocopertina, ma poi ve lo spoilererei e non voglio. No, ma quanto è bello! No, non ho parole. Non ho parole. È bellissimo. Io non ci vedo più tra un po'. Allora, fatemi sistemare un attimo. Perdonatemi per questa indecenza, questo calore che mi sto portando addosso. Paolo e Barbara, vi ringrazio ancora per la centesima volta. Adesso vi mando un messaggio privato e vi dico che stasera c'era la premiere, insomma, spero che ci possiate essere. Vi mando un abbraccio forte virtuale per il momento, vi ringrazio a tutti. Non è finito il vlog continua ancora un pochettino, ve lo prometto, non tantissimo, che poi ce ne andiamo tutti a dormire. Sono troppo contento, cioè, tutte cose che non vanno lì messe da una parte, sono cose che utilizzerò tutti i giorni. Veramente, cioè, a parte le decorazioni di Natale, ovviamente, ma me le vedrò lì per 2 mesi. Ma le tovagliette, la sciarpa, questi che li terrò posizionati qua, saranno sempre con me. Quindi vi mando un bacio e ci sentiamo tra pochi secondi. E io mi troverò a giovedì mattina. Un bacio a tutti. A dopo, tra pochi secondi. Buongiorno. Buongiorno raga, è giovedì mattina, sono le 9:10, mi vedete così allegro, ma io fino a 15 minuti fa ero lo zombie di Reggae Staus. Ero proprio a morto, non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, ma dopo la colazione mi sono svegliuto. Allora raga, come state? Sono le 9:10, un bel sole, anche oggi 31 gradi, ma oggi non mi frega e oggi chiudo tutte le tapparelle, queste del lato della casa dove ci sono e che quando verrà il sole, perché ieri sera sono morto del caldo, avete visto nel video? Purtroppo l'ho lasciato tutto aperto perché ho detto ma non farà così caldo e niente, però sono andato a letto veramente con l'Africa, ventilatorino, e poi mi sono svegliato stamattina con la Siberia perché c'era un freddo, non so quanti gradi ha fatto, 14, 13, ma sono andato a letto con 25, vabbè. Comunque, l'effetto è questo, un po' di naso chiuso, anche se sapete che ce l'ho sempre, bene o male. Va bene, ma sto bene, mi sto riprendendo. Oh, oggi niente, non devo uscire, cioè devo solo uscire per lavoro. Oggi niente, dottori, domani mattina ci pensiamo, a quest'ora sarò già uscendo. Quindi oggi mi rilasso, vabbè, sì, mi rilasso, ho 2 ore prima di uscire. Comunque, ieri confermo che sono entrati un sacco di moscerini, io non so, adesso prenderò la scopettina e butterò via, spazzerò via i moscerini. Forse quel caldo che è uscito li ha fatti di nuovo rinascere, non lo so. Ma neanche quando c'era, quando era luglio, c'erano, vabbè, comunque non lo so. Guardate che ho attaccato le calamitine. Eccole qua, ho messo il tortellung, anzi il tortellin vicino al brezel. Così. E poi ho attaccato la signorina qua. Vedete che le braccia e le gambe si muovono? Troppo carina. L'ho messa qua sopra insieme a tutte le altre, tutte le vostre, perché me ne avete regalate tante. E guardate dove ho messo la scatola. Questa
È quasi mimetizzata, guardate, è sopra il mobiletto bianco, guardate che carina. Mi ha alzato anche la pianta. Troppo bello. La lascio qua, raga. La lascio qua questa scatolina. È bellina. Sembra che rialza il mobile perché comunque è bianca, quasi mimetizzata e poi mi piace. Adesso la lascio lì. Bene, vi faccio vedere che in questo momento ci sono 18 gradi quasi. 18, poi oggi ne farà 30, dov'è? Qua sotto, qua. Ecco, 30,6, vedete? Eccolo qua. Alle 5. E quando arrivo a casa ce n'è ancora 27 alle 8, vedete, raga? Vedete, 21, 23, poi di notte alle 5 di mattina 16 gradi, anzi, però una bella differenza. E i prossimi giorni comunque rimane sempre caldo, 31, 31, 30, 28, 27, 27, 26, 25, e siamo già a settembre, quindi si preannuncia un settembre caldo. Fatte anche le previsioni del tempo, questa mattina io mi bevo un po' di acqua con voi, accendo il computer che devo fare due cosine, registrare le cartoline e guardare delle email che sono arrivate, che dal computer è molto meglio. Cin cin, ci sentiamo tra pochissimo. Sì, cerco di chiamare mamma, non so se è andata a fare la spesa, così la chiamo, che ieri non ci siamo visti. Buonasera, no, buongiorno raga, perché sono qua in bagno? Perché ho chiuso già le finestre delle altre camere, quindi è buio. E quindi faccio un video in bagno. Allora, no, volevo dirvi, raga, che sì, perché siccome c'è la friggitrice d'aria che gira, sto facendo gli hamburger per portare al lavoro e fa sempre un casotto quella friggitrice. Mamma mia, i miei occhi. Che stava di? Sì, e quindi sono venuto in bagno. No, volevo dirvi che che devo andare a lavorare. Allora, mia mamma, ho sentito mia mamma, parlavamo del più e del meno e siccome la mia zia che è mancata, la casa a fianco a noi è vuota, insomma le figlie vanno solo per l'estate, mi diceva che la nostra via, ma non solo la nostra via, quasi tutto il paese, sì, ci sono tanti giovani ancora, però molti vanno via ed è tutta strade su strade di case vuote perché le hanno lasciate gli anziani e i figli non le prendono, insomma sono disabitati, insomma, quindi tutta una desolazione, nel senso tutte case vuote. Tantissime case vuote, ovviamente non è un paese deserto, Terralba dove sono io, una bella cittadina, è viva comunque, però questo effetto di alcune vie, anche la nostra dove abitiamo noi, è strano, sono tutte case vuote perché sono morti gli anziani, quindi poi a parte qualche turista magari che le compra, non rimangono vuote, insomma, ed è stranissimo. Poi pensare a tutte le persone che c'erano dentro, che conosciamo tutte, da noi erano tutte zie. La zia Licia, la zia Assunta, la zia Bonaria, erano tutte zie, da noi si chiama così, le vicine, si chiamano così le signore che abitavano, le vicine di casa, erano tutte zie. È strano, sì, pensare che poi non c'è più nessuno, sono passati tanti anni, raga. Niente, questo ragionamento volevo fare, parlavo con mia mamma. Io adesso devo solo fare la doccia, finire di cucinare, ma la friggitrice fa da sé. Mi devo vestire, oggi esco alle 11 perché è l'unico giorno della settimana che entro al lavoro a mezzogiorno. Poi domani è sabato di nuovo all'una, quindi avrò veramente, a parte domani che ho il dottore, ma mattina presto, meno male, alle 9:30 domani mattina il controllo del dottore. E soprattutto domani quando torno dal dottore, sabato, ho tempo fino a mezzogiorno. A mezzogiorno esco, quindi dai, stiamo andando verso la discesa della settimana. Il peggio, diciamo che è passato, anche se questi 3 giorni che arriveranno con le offerte al supermercato tutto 1 euro ci massacreranno. Ma ho due colleghe matte che ci divertiremo stasera, domani e sabato. Lavoreremo come pazzi, ma almeno rideremo un po'. Dai, questa è la cosa importante. Allora, adesso io vi saluto. Chiudo questo vlog, raga, perché lo devo anche editare. Sono le 10 comunque, un'ora piena. Però mi metto a editare questo vlog così ci siamo passati la premiere. Vi mando un bacio, ci sentiamo sabato sera, vi voglio tanto bene. Lasciate un link e un
Lasciate un link, lasciate un like e un commento. I link miei sono qua sotto. Paolino non ce la fa più. Aiutatemi, datemi ferie. Vi voglio bene. Ci sentiamo e mi raccomando, state in salute. Ciao a tutti. Un bacione. Comunque sta già scaldando. Io ho chiuso tutte le tapparelle, non mi frega questa volta. Ero lì seduto al computer e il sole mi arrivava sulla gamba, la coscia bollente. Oggi 32 gradi e quindi è estate anche in Germania, è tornata l'estate in Germania. Ma dai, siamo anche un po' contenti. E un poco no. Un po' così e un poco no. Ciao a tutti. Buonanotte!